Fratelli e sorelle bianconere, questo è un video dell'ultimo minuto, anzi oserei dire dell'ultimo secondo. Non era in programma, non sarebbe dovuto uscire assolutamente, però c'è una notizia da comunicare, sempre riguardante ovviamente la Juventus, ma in questo caso in modo marginale perché andiamo a comunicare l'ennesimo infortunio di Giorgio Chiellini, ragazzi. Questo calciatore, ragazzi, non riesce a capire quando deve dire basta. Ecco, per esempio, da questo punto di vista, Claudio Marchisio ha tutta la mia stima, perché si è ritirato all'età di 33 anni. Ha capito che il suo fisico non reggeva più, non gli permetteva di fare quello che ha fatto in passato. Si è fatto un anno allo Zenit Marchisio, però è andato giusto per andare a provare o anche per andarsi a fare una nuova esperienza, ma ha capito che non ne aveva più perché il fisico lo tormentava. E quando il fisico non ti risponde più, sarebbe meglio appendere le scarpe al chiodo. Adesso non sappiamo ancora, perché deve uscire ancora il bollettino medico, l'infortunio di Chiellini, se è di natura muscolare o se si è fatto chissà che è qualche altra cosa. Ma Chiellini ha 37 anni, ragazzi, basta, non può. Ma già nella Juventus fa fatica a giocare, cioè, questo cazzo da Mancini lo chiama pure in nazionale, ma che cazzo chiama a fa? Ma che tanta difensore centrale che sta in Italia, ma ancora che va a chiamare Chiellini da 37 anni. Cioè, io non capisco, Mancini, ti rendi ridicolo pure tu. Ti Acerbi, ti Romagnoli, Toloi, che mo l'hai fatto, l'hai convocato, no? Fai un gatto lui. Ma che veramente, ancora questo cazzo di Chiellini che ha 37 anni, basta. Eppure tu, Giorgio, basta. Devi capire quando è ora, è momento di appendere le scarpe al chiodo. Punto. Perché vi state mettendo in ridicolo? Tu è pure un compagno tuo che sta in banchina da buffone, che ha 43 anni, e anche per lui ancora un altro anno di rinnovo perché vuole battere il record di Ballotta. Ma tu batti un record da Ballotta, ma vallo a battere da un'altra parte. Quel 1,5 milioni di euro che ti freghi dalla Juventus, quello è proprio rubato, 2,5 milioni di euro. Ma non è perché a te lo dobbiamo dare per riconoscenza, eh? Perché io 2,5 milioni lo vado a investire in un'altra parte a questo punto. E basta, ragazzi. E io ringrazio i senatori per tutto quello che hanno fatto, ma mo è ora che si tolgono davanti ai coglioni. Punto. Ci vuole gente giovane, aria fresca, aria nuova, basta. Il loro l'hanno fatto, li ringraziamo. Chapeau, mi tolgo il cappello, fa tutto quello che volete, ma no, basta, ragazzi. Cioè, è una presa per il culo nei nostri confronti e si sputtano anche loro. Perché ciò di bello che hanno fatto lo stanno rovinando. Punto, ragazzi. Detto questo, era solamente un piccolo video questo, giusto per comunicare la notizia. Ancora una volta, io vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti. E sempre fino alla fine, forza Juventus. E vediamo su capisci questo.